Ciao a tutti, sono Don Vittorio della Diocesi di Alessandria, sono parroco a Frascaro, Gamalero e San Rocco di Gamalero. Oggi commentiamo insieme l'incontro di Gesù con un lebbroso, così come ci viene narrato dall'Evangelista Marco. È il lebbroso che va incontro a Gesù, in realtà, e gli dice: se vuoi, puoi purificarmi. Non gli dice: se vuoi puoi toccarmi, perché il lebbroso sa bene che questo è vietato. La legge antica teneva distanti i lebbrosi dal consesso civile. A tutti era vietato avvicinarli, anzi essi stessi dovevano ben stare distanti dagli altri. Gesù invece fa una cosa inaspettata. Tende la mano, lo tocca. Lo voglio, sii purificato. Gesù va oltre quello che si aspettava il lebbroso, va oltre la sua stessa preghiera. Gesù fa così con noi. Gesù va oltre quello che noi ci raffiguriamo di Lui, quello che noi pensiamo di Lui. La fede in fondo è proprio questo, lasciarsi meravigliare, lasciarsi convertire ogni volta da un Dio che ci viene incontro, ci supera, anzi ci precede. Va oltre quello che noi ci aspettiamo. La fede è proprio questo, ascoltare ogni volta quel lo voglio, sii purificato, cioè credere ogni volta che la volontà di Dio nei nostri confronti è di trasformare la nostra vita, di togliere il male da noi, la lebbra che c'è in noi, di farci incontrare Lui, la vita vera. Ecco la domanda che è arrivata. Da quale lebbra siamo più attaccati oggi? Da cosa dobbiamo chiedere di essere purificati? Dal Covid-19 o ci sono mali peggiori nell'anima? Beh, la lebbra all'epoca di Gesù era chiamata così, qualsiasi malattia in realtà della pelle, qualsiasi cosa venisse considerato contagioso. Ma in realtà la pagina del Vangelo, più che non la sistemazione dei malesseri fisici, che peraltro sono continuati nella storia e ne abbiamo fatto ben esperienza con il Covid, il Vangelo vuole dirci qualcos'altro. La lebbra che può attaccare la nostra vita e il nostro cuore è chiudersi pensando di aver già capito com'è Dio, pensando di sapere noi quello che Dio può fare e quello che non può fare, chiuderlo nei nostri schemi e in fondo credere di aver noi in mente e ben presente quello di cui abbiamo bisogno. Il lo voglio che dice Gesù in questo senso ci spiazza, perché ci chiede di fidarci di Lui. Bene, ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domenica prossima. Ciao a tutti.